Dopo un periodo di malattia si è addormentato nel Signore il metropolita Gennadios, pastore della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta. Il preesule che qui vediamo in occasione di un incontro del clero ortodosso tenutosi a Bologna e della visita a Bologna di Sua Santità Bartolomeo era nato 83 anni fa nell'isola di Rodi, allora parte del Dodecaneso italiano. Compagno di studi e di formazione del futuro patriarca Bartolomeo nell'Accademia Patriarcale di Chalki, venne ordinato sacerdote nel 1963 e ha svolto gran parte del suo ministero in Italia. Stabilitosi a Napoli, venne ordinato vescovo titolare di Cratea nel 1970, svolgendo anche le funzioni di rappresentante del patriarca ecumenico. Nel 1991 venne fondata la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, della quale Gennadios divenne metropolita nel 1996. In questa veste il presule ha percorso tutta l'Italia, allacciando rapporti fraterni con le comunità cattoliche e creando numerose parrocchie e monasteri ortodossi, stabilendo anche l'intesa con lo Stato italiano. Il metropolita Gennadios, che era anche presidente della Conferenza dei Vescovi Ortodossi che hanno giurisdizione in Italia, visitava annualmente la parrocchia greco-ortodossa di San Demetrio di Bologna ed è stato legato da fraterna amicizia con i cardinali Biffi, Caffarra e Zuppi. Fu proprio Gennadios, nell'anno 2000, a inaugurare la presenza ufficiale delle comunità ortodosse in occasione dei festeggiamenti cittadini per la Madonna di San Luca, rafforzando il legame spirituale e fraterno con la Chiesa bolognese.